Aikido è rapporto senpai kohai. Parliamone insieme. La nostra disciplina affonda le sue origini in una cultura, in tradizioni molto differenti dalle nostre, e in queste tradizioni uno degli elementi della società giapponese è appunto il rapporto senpai-kohai. Proveremo in questo video a conoscere meglio insieme. Il termine senpai si riferisce a colui che risulta essere più esperto in un certo ambito, che quindi può essere un membro più alto nella scala gerarchica per livello di responsabilità ed età. Questo termine viene tradotto con il primo compagno in modo un pochino più letterale, e il suo compito è quello di offrire assistenza, amicizia e consulenza al novellino, privo ancora del tutto di esperienza. Questa figura dovrebbe quindi agire simultaneamente come amico e come tutore, insegnando al neofita quello che più ha necessità di sapere riguardo ai suoi compiti e doveri specifici, ad esempio all'interno del contesto in cui egli si trova ad operare, ma anche del comportamento più adeguato e corretto da tenere nelle varie situazioni. Si tratta di un'autentica forma di disciplina sia esteriore che interiore. Questa relazione è del tutto simile ai rapporti esistenti nella cultura occidentale tra un custode, un mentore, un tutore e il suo assistito, ma con la differenza che questo rapporto si deve operare all'interno di una stessa organizzazione. Il legame che si istituisce viene determinato dalla data di entrata in quello specifico gruppo sociale. Kohai invece viene tradotto con ultimo compagno e si riferisce alla persona che entra a far parte di un gruppo o di un'organizzazione e che sicuramente ha meno esperienza nell'ambito in cui si trova ad operare. Il Kohai di conseguenza dovrebbe mostrare gratitudine e rispetto, lealtà e anche una certa forma di fedeltà al suo senpai, che in fondo è lì per agevolare appunto il suo ingresso nel gruppo di appartenenza e anche evitare errori grossolani che potrebbero verificarsi proprio per mancanza di esperienza. Il sistema senpai-kohai, quindi, è un sistema polare che onora il valore intrinseco dell'esperienza e di chi ha avuto il coraggio e la stoffa di farla sulla propria pelle, che diventa quindi, o che dovrebbe quindi diventare, una guida saggia a chi deve ancora compiere questo percorso analogo. Ci si affida quindi all'esperienza di chi l'ha già fatta, perché questi dovrebbe parlare ed agire con un senso di coerenza e di responsabilità più elevato di chi può al momento solo teorizzare cosa significhi fare un certo cammino. Il sistema senpai-kohai non è qualcosa che ritroviamo solo nelle arti marziali, ma è completamente radicato nella cultura giapponese in genere. Quindi lo possiamo trovare in ambito scolastico, in ambito lavorativo, in ambito associazionistico e in tutti quei luoghi che sono caratterizzati da un gruppo chiuso di membri che sono gerarchicamente suddivisi in base all'esperienza che hanno acquisito in un determinato ambito. Senpai è la persona che ha incominciato a praticare Aikido prima, che si occupa del suo Kohai, ovvero della persona che ha meno esperienza e che quindi ha forse più necessità di ricevere supporto dagli anziani della pratica, dagli esperti della pratica, per fare il suo percorso in serenità e sapendo a chi rivolgersi in caso di bisogno. Questa è la teoria, dopodiché è anche bene
discutere insieme sugli elementi che non onorano veramente solo il valore dell'esperienza, ma rendono questo binomio anche problematico. È un sistema gerarchico che, come dicevamo prima, si caratterizza, distingue le persone esclusivamente dalla data in cui una persona entra a far parte di un gruppo. Innanzitutto, avere fatto più esperienza di un'altra persona non vuol assolutamente dire di aver digerito questa esperienza e averla fatta propria ed essere in qualche modo diventato saggio. Un idiota pieno di esperienza è prima di tutto ancora un idiota, quindi sarà veramente difficile che egli possa mettere questa esperienza a servizio del prossimo. Potrebbe risultare quindi un pessimo senpai, cioè un pessimo esempio per la persona che ha ancora meno esperienza. Accade ovviamente anche il contrario, ovvero una persona magari possiede una esperienza minore, ma è riuscita in qualche modo a farne veramente tesoro e quindi paradossalmente è riuscita ad addivenire a consapevolezze molto più grandi della persona che invece ha una grande esperienza ma non è riuscita a metterla a frutto nella maniera migliore. E segue quindi con buona pace delle tradizioni orientali che risulta impossibile in pratica guardare esclusivamente alla data di ingresso nell'appartenenza di un gruppo per determinare chi è più saggio di chi e chi si deve occupare di chi. Ciò sarebbe possibile se avessimo tutti la medesima attitudine all'apprendimento e alla cura verso il nostro prossimo, cosa che risulta ovviamente utopico e irreale. Quindi in un sistema meramente gerarchico, il senpai dirà sempre cosa fare al proprio koai, avrà sempre ragione per definizione e il koai non potrà che ringraziare per le dritte che gli giungono e non potrà fare alcuna obiezione a quanto a lui rimandato. È evidente che questo modo di vedere le cose è piuttosto limitante, è qualcosa di rigido ed è anche qualcosa che ha generato non pochi problemi nella società giapponese. Non sono rari i casi nei quali i senpai utilizzano la loro posizione per ingerire pesantemente sui propri koai, diventare una specie di oggetto di idolatria da parte dei propri koai, i quali quando diventano senpai a loro volta tratteranno le persone con le quali avranno a che fare come sono stati trattati. E quindi quello che succede è che così facendo si propaga una sorta di sistema nel quale la saggezza è stata messa da parte, nel quale tende a prendere il sopravvento un sentimento di rivalsa verso quelli che sono stati i maltrattamenti subiti e che si ha intenzione di perpetrare a propria volta sul prossimo, quasi per avere la possibilità di scaricare la propria frustrazione. Questo elemento nella nostra disciplina va tenuto d'occhio oggi più che mai, in quanto ora che sono state divise le carriere, chiamiamole così, di semplici praticanti rispetto a chi invece insegna e riceve per questo delle qualifiche specifiche, può crearsi un pochino di confusione se ci riferiamo esclusivamente al modello senpai koai. Prendiamo per esempio il caso di un gruppo nel quale i senpai abbiano deciso di non intraprendere la strada dell'insegnamento, ma a rimanere dei semplici praticanti, magari di alto grado, magari esperti, ma che non sono interessati all'insegnamento. Nello stesso gruppo, invece, alcuni koai, magari già cinture nere, ma non i più esperti del gruppo, decidono di intraprendere la strada dell'insegnamento, assumersi quindi questa responsabilità e fare i corsi che servono per acquisire le qualifiche che permettono di insegnare in Italia. Abbiamo un senpai che ha dichiarato di non essere interessato all'insegnamento, ma che in teoria dovrebbe avere l'ultima parola sulle cose, e un koai che in teoria dovrebbe abbassare la testa e ascoltare quello che gli dice il suo senpai,
che però ha dichiarato di essersi assunto una responsabilità verso terzi, fa dei corsi, si sottopone a delle formazioni specifiche per tenere dei gruppi. Questa possibilità ovviamente non era prevista dal sistema Senpai Kohai originale e può rapidamente causare dei paradossi. Una sera in cui il sensei non è al dojo, chi lo tiene il corso? Il senpai, che ha più esperienza dopo il sensei, oppure un kohai, magari già cintura nera, che è in possesso di qualifiche per l'insegnamento. E durante questa lezione, se fosse il kohai a prendere le redini del gruppo e del dojo, il senpai potrebbe permettersi o no di fare delle osservazioni e delle correzioni al suo kohai? Teoricamente no. In quel momento il ruolo del kohai è quello di conduttore di un gruppo e usurparne il ruolo per via di una propria presunta esperienza non è etico, quindi se proprio uno ha da fare un'osservazione dovrà trovare il modo migliore per farla, dovrà rispettare il proprio ruolo e imparare a rispettare il ruolo degli altri. In questo caso il rapporto senpai-kohai potrà essere ancora presente, però sarà da interpretare in un modo molto più profondo che limitarci a guardare la data di ingresso di una persona in un gruppo. È infatti giunto il momento di coniugare forma e sostanza, poiché il movimento aikidoistico ha teso a dare molta importanza alla forma, ma con risultati piuttosto dubbi a livello generale. C'è da chiedersi che cosa spinga un essere umano a calzare male i propri ruoli. Un senpai che non ha parole di incoraggiamento, ma solo di critica e svalutazione verso coloro che giudica inferiori a sé, non è un vero senpai. Così come quando qualcuno non agevoli la strada ai propri kohai perché non sta mettendo a frutto la propria esperienza, ma la sta tenendo per sé, per primeggiare forse sul prossimo, esibendo narcisismo, insicurezza, bisogno di apparire, ovvero nulla che si possa o si voglia attribuire a un vero esperto. Ne segue che il senpai potrà o dovrà continuare a essere dispensatore di buoni consigli ai propri compagni più giovani nella pratica, quindi non dovrà mettersi a fare il sensei bis, ad esempio, quando si stanca di praticare sul tatami. Infatti un senpai che non dà l'esempio con il suo stesso comportamento non è di fatto un senpai. Parallelamente a ciò, il kohai che è in possesso di una qualifica per l'insegnamento dovrebbe ricordarsi che potrebbe non rivolgersi solo a neofiti quando il sensei è assente. Fra le persone che gli ha dinanzi potrebbero esserci degli aikidoka molto più datati ed esperti di lui, che magari al momento non ricoprono un ruolo specifico, ma la cui esperienza va onorata e non svalutata dalla posizione che temporaneamente una persona ha assunto. C'è da andare quindi oltre alle mere formalità di senpai e kohai o delle qualifiche di insegnamento, poiché mentre agiamo dobbiamo ricordarci quali intendono essere i nostri fini, sia a livello individuale, sia nel gruppo nel quale siamo inseriti. In realtà chiunque ha un ruolo in un gruppo sociale, poiché è in grado di modificare le atmosfere dei compagni con le proprie azioni, ben al di là dell'anzianità maturati o dei certificati di qualifica. Si tratta quindi di imparare a collaborare fra le varie figure, il sensei, i senpai, i docenti di supporto, i deishi, cioè gli allievi. Nessuno è più importante di un altro, poiché ciascuno è indispensabile per il raggiungimento di un fine comune, chiunque è interdipendente, occupando al meglio il proprio ruolo specifico. Quando la struttura gerarchica diventa solo formale, perde la sua saggezza intrinseca. Con l'introduzione delle qualifiche di insegnamento in Aikido, siamo dinanzi ad una nuova e interessante sfida, ovvero quella di riportare impegno e meritocrazia nei ranghi di coloro che scelgono di guidare il movimento aikidoistico nel futuro. Nel formare senpai più coerenti e docenti più preparati a calzare i ruoli di responsabilità, daremo una enorme prova di maturazione del modo in cui pratichiamo Aikido. Per oggi è tutto, mi auguro che il video vi sia stato utile. Ci vediamo presto, buona giornata!
Thank you.